Buonasera amiche e amici, un saluto serale con la Q&A del venerdì sera. Domande e risposte, questions and answers, con però un piccolo riepilogo della giornata per quello che riguarda il Milan, una giornata triste per tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli e sarà osservato un minuto di silenzio per lui e anche per Ernesto Castano, che molti di voi non ricorderete, io lo ricordo. Giocatore della Juventus degli anni 60, un difensore molto, molto coriaceo, ma è stato una delle bandiere della Juventus di quegli anni. Quindi una giornata triste per la scomparsa appunto di Ernesto Castano e soprattutto di Gianluca Vialli. Per quello che riguarda la giornata di oggi, allenamento questa mattina con i giocatori che hanno effettuato la preparazione personalizzata ancora a parte, parliamo di Krunic, parliamo di Krunic, parliamo di Messias che tornerà lunedì, di Origi che tornerà lunedì, mentre Kjær, che sta bene sul piano fisico, anche lui preparazione personalizzata. Veniamo alla formazione, ricordiamo l'arbitro Massa, ricordiamo le 20:45 in Milan-Roma, sarà la stessa formazione che ha battuto la Salernitana il 4 gennaio, 2 giorni fa. Quindi conta Tarusanu, Calabria, Theo Hernandez, centrali Kalulu e Tomori, sulla fascia destra in attacco Selemekers, a sinistra Leao, dietro la punta che sarà ancora Giroud Diaz, mentre i due dioscuri del centrocampo, Bennacer e Tonali. Ma veniamo alle vostre domande. Partendo da Tanosuka, buongiorno signor Carlo, ho visto molto bene De Ketelaere e Brahim, cosa ne pensi per domenica? Io penso che giocherà ancora Diaz. De Ketelaere serve per in due ruoli, il ruolo di attaccante, diciamo centravanti di movimento, chiamiamolo così, ma anche come numero 10 al posto di Diaz, quindi ha due ruoli, quindi sicuramente De Ketelaere partirà dalla panchina, secondo me, e poi sarà spazio per lui nella partita contro il Torino di mercoledì, ma dobbiamo pensare alla Roma. Samuel Momi, faresti giocare destro titolare? No, perché adesso abbiamo trovato Calabria e ce lo teniamo ben stretto. No, perché c'è Theo Hernandez. Poi col Torino anche per lui ci sarà spazio per poter essere importante per il Milan, per la partita col Torino, ma soprattutto per dare respiro ai titolari e quindi Dest, in questo senso che è entrato molto bene, ha sfiorato anche il gol, ama gli svolazzi Dest, lì doveva andare bello cattivo e invece è andato con un colpo di tacco che il grande Ochoa ha parato. Samuel Momi, come vedi la classifica, io così, Milan, Juve, Inter, Napoli. Io non lo so, magari, mi auguro proprio che sia così, però in questo momento ci sono le variabili delle coppe a febbraio-marzo, quindi non possiamo in questo momento capire e sapere come arriveranno le squadre a marzo e poi più avanti. È un campionato molto avvincente, il Napoli che sembrava arrembante ha perso con l'Inter, darlo per spacciato mi sembra una grande sciocchezza. Vediamo come reagirà già con una partita ostica con la Sampdoria che ha vinto bene a Sassuolo. Oruyamoki, chi lasceresti partire per l'offerta giusta per poi rimpiazzarlo quest'estate? Ma la mia filosofia di tifoso del Milan, di grandi Milan, di grandi società, di grandi club, è sempre stata quella di non veder partire nessuno. Anzi, il Milan è una squadra che acquista, non lascia andare. Quindi in questo momento l'offerta giusta per me non esiste. È chiaro che poi bisognerà capire l'offerta eventuale per i Leao, i Theo Hernandez, eccetera. Però innanzitutto chiudiamo il rinnovo di Bennacer e Leao, poi vedremo. Giuseppe Morina, Carlo Vasquez verrà provato mercoledì in Coppa Italia o sabato a Lecce, visto l'anticipo dell'arrivo? E io direi che è presto, bisogna vedere gli allenamenti da domani per capire la valenza di questo portiere, come si muove con la difesa, perché conta anche l'affiatamento, la palla bassa. Vediamo, potrebbe essere l'ennesima grande sorpresa dei nostri dirigenti. E ce ne hanno fatte già tante. Nick Molinterni, Mike Maignan torna per la Supercoppa? Direi proprio di no. Non avrei voluto dirti di sì, ma mi sembra che firmerei perché tornasse bello carico per il derby del 5 febbraio e per il Tottenham del 14 febbraio. Firmerei già. Adesso pensare al 18 per Maignan, mancano 10 giorni, mi sembra impossibile. Daniele Gamer, novità su Angelo Gabriel?
È un giocatore che il Milan ha seguito, 15-20 milioni il Milan non li spende probabilmente, è un giocatore molto forte, però cozza con la filosofia del Milan, è un giocatore 2004, 15-20 milioni temo che il Milan non li spenda purtroppo, però è un giocatore, speriamo che poi il Milan abbia la possibilità di acquisirlo, è un giocatore che il Milan ha seguito ed è un giocatore che il Milan sa quanto forte sia. Red Blue Wolf, di che cosa più bisogna al Milan in questo mercato invernale? Un ala destra o un trequartista? Io, caro Red Blue Wolf, né ala destra né trequartista, io prenderei una punta perché ho paura che sul piano numerico siamo un po' pochi. Chiaro che adesso rientro Righi un pochino più avanti Rebic, però bisognerà capire quanto possano incidere positivamente sulla squadra, non l'hanno fatto molto quest'anno e vediamo. Io andrei soprattutto sulla punta. Pronostico sul campionato eschero, non lo so, il campionato, ripeto, ha la variabile delle coppe, ha la variabile degli infortuni, ci sono tante variabili, non bisogna mai sbagliare, sarà un campionato, ora che sono rientrate bene anche la Juventus e l'Inter, molto molto difficile, molto complicato, bisogna tenere il, direi tenere questi, questa continuità, questa concentrazione, altrimenti diventa difficile. Vincent 1483, provare Vasquez contro il Torino, cosa ne pensi? È una suggestione, però un portiere buttato lì in una partita così importante di Coppa Italia del dentro e fuori potrebbe essere un rischio, ma è un rischio calcolato, valuteranno i dirigenti del Milan la situazione e poi prenderanno una decisione. Filippo Carella, ci sono notizie più precise sui tempi di recupero di Florenzi Ibra? Ibra finalmente torna lunedì ad allenarsi e poi da lì in avanti dentro o fuori, vediamo, speriamo che la gamba regga, speriamo che il ginocchio regga e poi si va e si spera che lui possa essere a disposizione, l'importante è che sia a disposizione, quando non mi interessa. Florenzi credo da metà febbraio in avanti dovrebbe essere pronto per il ritorno con il Tottenham, pronto, ben rodato, quindi io penso che sia quello il tempo di Florenzi. Lupetto Alessandro, secondo te Ibra riuscirà a recuperare per la sfida di Supercoppa? No, Supercoppa assolutamente, ci vorrà un mese bello intenso per capire quanto possa essere utile alla squadra, quindi io penso che per Ibra, ripeto, firmerei che tornasse, non so quando, non mi interessa quando, ma che torni. Vediamo se riuscirà per la Champions League, ma con un mese potrebbe sicuramente farcela. Ale Branchini 97, perché c'è il vizio di tirare di piatto e non di potenza come in tutta Europa, esempio a Salerno? Io non sono un giocatore di calcio, quindi non so perché tirino piatto invece che tirare di esterno o di collo, probabilmente col piatto c'è la speranza di mirare un po' di più l'angolino, chiaro che hai meno potenza e il portiere può sempre reagire, quindi bisognerà capire il momento, io però perché decidono una cosa o l'altra non lo so. Vranx titolare con la Roma da Digno 7, non credo proprio perché non penso che cambierà la formazione che ha battuto la Salernitana, quindi secondo me Vranx al posto di chi? Di Bennacer? Di Tonali? Di Diaz? Non credo. Tre giocatori del Milan insostituibili, Ale Re, in questo momento direi Giroud, Leao e Bennacer / Tonali, scegliete voi, per me questi sono i tre insostituibili del Milan che aiutano il Milan a fare la differenza. Giuseppe Tramacere gli dice, molti guardano sempre i giovani esteri, tu che ne pensi di Baldanzi? È un giocatore che non conosco molto, quindi non so valutarlo, però è un giocatore interessante, il Milan degli italiani dovrà andarli a prendere, solo che c'è un problema con gli italiani, e gli italiani sono sempre molto molto cari, molto più cari dei giocatori stranieri ed è per questo motivo che poi si va all'estero, però per le liste UEFA bisogna andare a pescare anche qualche buon italiano. Box te, perché nessuno parla di noi come secondi ma parlano tanto degli altri, ma ci porta fortuna, sono 2 anni che il Milan non viene considerato, già si legge la Juventus è a 7 punti dal Napoli come se noi non fossimo lì tra Juventus e Napoli, la stessa cosa per l'Inter. Non hanno ancora capito che giochiamo il calcio migliore, ma è un problema loro, di quelli che devono capire e non capiscono. Nanni Calcia, o Calo, troppa differenza tra titolari e seconde linee, serve dare più minutaggi ai più giovani.
La differenza, io lo dico spesso, i 13, i 12, 13 sono i giocatori che fanno fare la differenza al Milan. Ci auguriamo che le prossime settimane incominciano a essere 14, 15, 16 con la crescita dei Vranks, con la crescita dello stesso De Ketelaere, la crescita di Adli, perché con 11, 12 giocatori si fa fatica ad arrivare fino in fondo. Box te, vorrei vincere la Supercoppa con le parate di Ciprian e gol di Ibra. Allora, con il gol di Ibra direi di evitarlo, mi sembra impossibile. Le parate di Tatarusano ce l'auguriamo, perché Tatarusano ha bisogno di finalmente essere apprezzato dai tifosi, che nonostante sia il portiere di questo Milan di questo periodo non viene mai molto apprezzato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e dal link in descrizione applicate la numero 10, un'applicazione che vi permette di spaziare nel campionato e nei campionati europei, in Italia, il mercato, insomma un po' su tutto.